In scena a Milano dal 9 al 14 aprile 2013 la 52esima edizione dei Saloni, l'occasione migliore per conoscere in anteprima le novità nell'ambito di arredo e design. Oltre 2500 espositori italiani e stranieri, oltre 300.000 visitatori da tutto il mondo, divisi tra il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, il Salone Satellite e le Biennali Euroluce, il Salone Internazionale dell'Illuminazione e il Salone Ufficio. Americani, cinesi, russi, oltre 160 paesi coinvolti in questa edizione 2013 per un salone che guarda all'export. Tosato non poteva mancare. La Tosato è un'azienda specializzata nell'arredamento classico, un classico aggiornato ai tempi d'oggi, quindi un classico sobrio, un classico leggero, un classico adatto anche ad un pubblico, se vogliamo, più giovanile, comunque un pubblico attento ai dettagli. I dettagli che possono essere innanzitutto chiaramente anche il materiale con cui, quindi l'essenza con cui è fatto il mobile, in questo caso nuova collezione, quindi il ciliegio, piuttosto che anche dei dettagli funzionali. Quindi parliamo chiaramente di funzionalità operativa, quindi con dei tavolini, con delle console che si aprono e hanno una funzione diversa da quella che è la loro natura, piuttosto che anche dettagli come anche dei segreti. Quindi un mobile da scoprire, un mobile chiaramente che affascina, pieno appunto di dettagli e di particolari. Chiaramente il Salone del Mobile è una vetrina verso il mondo, quindi il Salone del Mobile è sicuramente la prima fiera per quanto riguarda la Tosato, ma sicuramente non solo per la Tosato, la prima fiera mondiale dove poter innanzitutto capire e cercare di offrirsi a tutto il pubblico mondiale. Quindi l'Italia, nel caso della Tosato, è chiaramente un mercato importante, come lo sono anche tanti altri mercati, e quindi il Salone non poteva essere un evento al quale l'azienda non poteva esserci. Il Made in Italy rappresenta certi valori aggiunti, e chiaramente su ogni pezzo questo valore deve farsi capire, farsi vedere, quindi sicuramente il Made in Italy è un punto fondamentale per quanto riguarda anche la presentazione verso il pubblico estero.